168 giorni senza perdere e 20 risultati utili consecutivi. Tutto è partito il 16 ottobre 2022 e terminato il 26 marzo 2023, proprio contro il Centallo, l'avversario di oggi che 8 mesi fa distrusse un record quasi irreplicabile. Buon pomeriggio a tutti dal Villa Park, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi Pro Villa Franca, giovanile Centallo e la 12ª giornata del girone B di eccellenza. Fischietto in bocca per il direttore di gara e allora inizia il match, divertiamoci con il primo possesso che sarà per il Centallo. Lancio lungo subito sulla destra verso Aloia, sarà questo verosimilmente lo schema della squadra di Mister Bianco. Faro laterale per il Centallo che batterà Ettore Giraudo verso Samuele Giraudo, bella girata per il numero 10 Bergesio, uno contro uno contro di Savino, l'ultimo tocco e di quest'ultimo, e allora sarà calcio d'angolo per gli ospiti che batterà Samuele Giraudo. Il colpo di testa di Battisti, liberissimo in area di rigore, mette il pallone in porta bucando Franceschi e i Villans. Dopo 35 minuti il Centallo è in vantaggio al Villa Park, proprio come l'anno scorso. Il gol è di Battisti, in quella circostanza siglò una doppietta il difensore centrale, oggi sblocca la partita e porta i vantaggi suoi. Un calcio d'angolo intelligentemente battuto subito da Samuele Giraudo, in quella circostanza forse i Villans non erano posizionati benissimo. Allora Battisti è stato il più veloce in area di rigore. Calcio di punizione che batte l'estremo difensore Bellucci verso Armando che non riesce a effettuare la sponda. E poi Pasciuti in mezzo a due, scivola sul pallone, Armando gliela ruba e poi Samuele Giraudo con il sinistro. Calcia in porta, Macrillo Mura. E poi allontana momentaneamente il pericolo, duello aereo vinto dai Villans, ancora Pasciuti, chiuso ancora dal numero 10 Bergesio, scontra tra DS e poi Di Savino, chiude l'avversario e ancora Armando, secondo il tiro di gara Macri senza fallo, poi Rastrelli, calcia in porta col destro, para Franceschi, tira il numero 8, para il numero 1, si resta sullo 0-1. Pallone tra le mani di Bellucci, sta per terminare la prima frazione di partita. Duello aereo tra Macri e Aloia, lo vince il primo dei due, lo vince il capitano di Villans, ma finisce ora il primo tempo, 0-1 per il Centallo al Villa Park. Inizia ora la seconda frazione di partita con il primo possesso che sarà per la squadra allenata da Mister Bosticco, colpo di testa di Pianetti ad allontanare momentaneamente il pallone, Bergesio, anche lui non preciso, e poi Pianetti chiude ancora molto bene. Il numero 3 del Centallo viene incontro a Loia, non riesce a far sponda, ha chiuso. E allora Verniano, spazio davanti a sé, c'è un po' di confusione, tallone, allontana. E poi allora Rastrelli e ancora Pianetti, questa volta in fallo laterale, che sarà per i Villans. Rimessa laterale sul solito asse, Venturello Pasciuti, quest'ultimo va al cross per Bandirola, lisciano tutti, malissimo Ettore Giraudo, poi Neri per Caschetto, che ha distrutto la traversa. La palla non è entrata, questione di centimetri, rimessa per i Villans, tantissime polemiche, ma il direttore di gara e il guardialine sin da subito sono stati sicurissimi. Grande azione, Neri per Caschetto che col sinistro, senza pensarci, di prima intenzione, ha disintegrato il montante. Pallone tra le mani di Franceschi che non vuole perdere tempo, subito verso Verniano che lancia sulla sinistra un fulminante Neri, grandissimo aggancio del numero 7 che brucia Giraudo, entra in area di rigore, poi il pallone indietro per Pasciuti, Bellucci ha fatto una parata pazzesca e ha messo il pallone in calcio d'angolo, seconda grande palla gol nel giro di 10 minuti per i Villans che non vogliono perdere tempo, calcio d'angolo battuto subito, allontanato dalla difesa, e allora Neri è sempre il più veloce ad andare sul pallone, uno contro uno contro Giraudo, l'ennesima sfida di questa partita, il pallone dietro verso Verniano che può anche andare al tiro, un tiro cross impreciso e allora si resta sullo 0-1, ma che occasione per i Villans. Rimessa laterale sulla di destra affidata a Lorenzo Venturello, viene incontro e il DS Pasciuti, poi pallone gestito da Tallone, il capitano del Centallo, Neri per Rolando, lo può mandare col pallonetto fuori, altra occasione per i Villans. Denis Rolando ha avuto la palla dell'1-1 appena entrato sul terreno di gioco sull'assist del solito Davide Neri. Faro laterale che batte Pianetti sulla di sinistra verso Aloia che viene incontro, poi Macri allontana con il sinistro la sfera di gioco, poi Caschetto in mezzo a due avversari, chiude Ettore Giraudo che con il sinistro può mandare a Loia, grande aggancio del numero 9. E allora Armando, l'ex Cuneo, tantissimo spazio davanti a sé,
Rincorso da Jenner appena entrato, lo lascia Loia per Samuele Giraudo, uno contro uno sulla sinistra, proprio contro Jenner. Il pallone per Vallati e poi sulla destra Mulardo è liberissimo, può andare al cross, lo effettua ora verso Davide Aloia, lo 0-2 del Centallo, arriva a 20 minuti dalla fine col gol del solito Aloia, in posizione molto dubbia sulla linea del fuorigioco, forse lo teneva in gioco Matteo Di Savino, restano tanti tanti dubbi. Una ripartenza da manuale per la squadra di Mister Bianco, che è partita da Ettore Giraudo e ha chiuso l'azione. Davide Aloia di testa, come sempre Aloia di testa, la seconda, palla gol, il Centallo segna il secondo gol di giornata. Rolando verso Gerarca, chiude di testa il capitano del Centallo, tallone, sarà rimessa laterale per i Villans, che Neri si appresta a batterla velocemente, colpo di testa, finisce ora il match. Provvida Franca 0, Centallo 2, il Centallo per il secondo anno consecutivo espugna il Villa Park segnando come l'anno scorso due gol, resta la bestia nera per i Villans, vince sorpassando proprio la squadra di Mister Bosticco. Un primo tempo sicuramente non all'altezza per le potenzialità di questo gruppo e di questa squadra, ma i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati ricchi di occasioni e palle gol che dimostrano che la fortuna anche non sta girando dalla parte giusta, dalla nostra parte. La traversa di Caschetto, la super parata del portiere sulla bella conclusione di Pasciuti e il pallonetto tentato da Denis Rolando. Ci sono ancora tante, tante partite da giocare. Infatti, l'appuntamento è fra 7 giorni al Fratelli Paschiero di Cuneo. Per Cuneo, Pro Villafranca, sempre Forza Villans!